Vi immaginate se un fumetto come Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo, e uno come Batman, il Cavaliere Oscuro, si mettessero insieme? Ve lo siete mai immaginato come sarebbe il fumetto? O la trilogia di fumetti? Perché la Sergio Bonelli Editore, e di conseguenza anche la DC Comics, hanno appena pubblicato questa trilogia di tre albi, che poi in realtà sono quattro, perché c'è anche un albo zero, dove vediamo l'indagatore dell'incubo, quindi Dylan Dog, collaborare con Batman. Fantastico. Allora, abbiamo detto in questa intro, Dylan Dog e Batman, due fumetti che collaborano insieme. Sembra strano, ma eppure è così, perché li vedete qua, ci sono nelle mie mani i tre fumetti con tutti quanti lo stesso titolo, Dylan Dog e Batman, Dylan Dog e Batman e Dylan Dog e Batman. Prima di incominciare vi dico, no, questa non è la vera copertina del primo volume, infatti questa qua è una tiratura limitata, come si legge qua, una variant cover, ok? Un'edizione variant. Perché? Qual è il motivo di questa cosa? Quando sono venuto a sapere che Dylan Dog e Batman avevano fatto una collaborazione, il primo fumetto non era già più in commercio, in edicola. E quindi mi sono recato a Il Cosmonauta, una fumetteria che non sta in nessun modo sponsorizzando questo video, ma potrebbe farlo benissimo. Ma io nel caso vi lascio qualche link qua sotto in descrizione, la via, comunque è molto piccola come fumetteria, ma davvero ha di tutto nella sua piccolezza. Ma basta, basta con le chiacchiere, basta. Allora, cosa guarderemo principalmente in questo video? Un po' quella che è la trama di questi due fumetti, di questi tre fumetti. Però prima voglio dirvi un'ultima cosa, che in realtà i fumetti non sono tre, ma sono quattro. Perché è uscito anche un albo zero, il numero zero proprio, dove ci sono appunto, quattro storie. Ed è una piccola introduzione di questo fumetto. E io adesso se lo trovo, ve lo faccio anche vedere, eccolo qua, a pagina 12 troviamo anche proprio la scritta vedere Dylan Dog e Batman numero 0, relazioni pericolose. Non so se lo vedete, lo scoprirò naturalmente solo quando monterò questo video. Dopo questa lunghissima e anche mi permetto di dire un pochino inutile spiegazione, parliamo dei fumetti. Eccoci qua in questa visuale dall'alto. Era un po' che non la portavo questa visuale dall'alto. Comunque, qua è il primo volume, ve l'ho già fatto vedere con la variant cover. Questo è il retro, devo dire fantastico. Il primo albo si chiama L'ombra del pipistrello. Allora, è un albo tutto e per tutto di Dylan Dog, naturalmente con qualche particolarità inerente a Batman. Innanzitutto diciamo che i testi sono di Roberto Recchioni e i disegni sono di due persone che mi tocca leggere il nome perché non mi ricordo. Werther Dell'Edera e Gigi Cavenago. Cavenago, non lo so, mi perdoni signor Gigi. Comunque, la storia inizia con queste piccole immagini di Batman. Vediamo Batman, intanto i miei genitori passano l'aspirapolvere ignari che io stia registrando un video. Dicevo, alcune scene di Batman che combatte. E poi qua vediamo invece
Londra, dove c'è Joker, Dylan Dog, naturalmente sempre accompagnato da una ragazza, e qua naturalmente il riferimento all'Albo Zero di cui vi parlavo prima. Joker si sta mettendo d'accordo con il dottor Xabarax, che per chi non sapesse è un nemico di Dylan Dog, forse il più grande nemico di Dylan Dog. Vabbè, poi qua naturalmente Dylan Dog sempre con una ragazza, mentre bussa il Cavaliere Oscuro, appunto, che chiede a Dylan Dog un aiuto per fermare Joker, che probabilmente sta distruggendo tutto il globo. E poi qua iniziano il primo combattimento. Che cosa succede? Praticamente la ragazza con cui Dylan si frequentava era niente poco di meno che Catwoman. E infatti in queste piccole scene di azione entreranno in gioco Catwoman e Groucho, che verranno rapiti da Joker. Che cosa farà Joker? Andando un pochino più avanti con l'albo, li inietterà un siero, non mi ricordo di che cosa tratti questo siero, dovete perdonarmi. E poi qua, vabbè, Scotland Yard e la polizia di Gotham City si metteranno d'accordo. Qua, vabbè, inizia la collaborazione con Batman e Dylan Dog. Qua continuano a combattere, riescono a riprendersi Catwoman e poi la scritta continua. Qua abbiamo uno sketch gallery alla fine, c'è in tutti e tre gli episodi. Vabbè, guardate questo disegno fantastico. Qua abbiamo alcuni disegni fatti a matita, poi alcuni colorati. Sketch gallery c'è in tutti e tre gli episodi. Adesso questo lo mettiamo via perché non ci serve più. All'inferno e ritorno è il titolo di questa seconda storia. La seconda storia è normale, quindi non ha variant cover, non ha nulla di particolare. Se non faccio cadere la videocamera è un miracolo. All'inferno e ritorno. Inizia con queste scene di azione, questa macchina. Comunque, stessi disegnatori e stessi scrittori, uguali. Questa macchina vanno nello studio di Batman per salvare appunto Catwoman, che sta per morire, perché questo è un siero velenoso, è l'unica cosa che mi ricordo inerente a questo siero. E poi vanno a prendere anche Joker, no, Groucho, che però è diventato Joker, lo vedete qua in alto in questa prima vignetta, è proprio Joker. Lo prendono, lo riportano a casa. Guardate questa scena di azione. Comunque lo portano a casa, anche a lui iniettano un siero per risvegliarlo. E mentre stanno dialogando, viene fuori questo uomo, Christopher Killex. Che tra l'altro, vabbè, molti fan di Dylan Dog si ricorderanno il titolo Killex. E naturalmente il rispettivo album. Mi sono accorto che sto andando sempre più in là finché quel fumetto non scomparirà e di conseguenza il video verrà orrendo. Dicevo, vi metterò qua in sovraimpressione la copertina dell'albo inerente a Killex, perché Killex aveva già in passato lavorato con Dylan Dog, lavorato o meglio combattuto con Dylan Dog. Infatti abbiamo alcuni riferimenti ai nemici di Dylan Dog. Quindi il dottor Xabarax e Killex. E poi abbiamo alcuni riferimenti inerenti a Batman, Catwoman, Joker. Comunque, sono riusciti a unire bene le due storie e questo mi piace molto. Prima di che cosa vuole fare Joker? Vuole riportare in vita Killex per avere un migliore amico. Vabbè, poi qua incontra John Constantine, che credo che anche lui sia apparso in un albo di Dylan Dog. Nel dubbio io vi metto la copertina in sovraimpressione. Dicevo, vabbè, poi qua vanno all'inferno. E perché vanno all'inferno? Io skippo un po' di pagine così arriviamo al sodo. Vanno all'inferno per scoprire se Killex sia ancora lì o
oppure sia stato riportato in vita dal Joker. E poi la scritta continua. E anche qua abbiamo lo sketch gallery. Abbiamo questi disegni matitosi, poi abbiamo il disegno definitivo, abbiamo qua alcuni disegni a colori e idem di qua. Di qua invece abbiamo altri albi della Sergio Bonelli editore. E credo che le stampe americane. Oddio, le stampe americane di questo fumetto abbiano al fondo i fumetti della DC. Gli albi sono uguali, quindi la versione inglese e la versione italiana sono identiche, ma ripeto, cambiano appunto alcune cose. Innanzitutto i testi sono in inglese e vabbè, i fine copertina, quindi questi sono diversi. Credo, perché non li ho acquistati nella versione inglese, però sarebbe molto interessante. Ultimo album, L'incubo di Gotham, letteralmente finito di leggere qualche minuto fa. Molto bello. In questo caso vediamo Killex che entra in gioco. Joker gli dice: io ti ho riportato in vita, ma tu mi devi fare un favore, dovrai essere il mio amichetto del cuore. Oh, che dolci. Comunque Killex, qual è la particolarità di questo uomo? Oltre al fatto che sia pelato e che abbia la testa con dei punti di pinzatrice, è un uomo che uccide, ma non uccide per divertimento o per qualcosa, per scienza, e lo so, sembra strano, ma lui cerca nei corpi umani una ghiandola che contenga l'anima. Quando in realtà l'anima è una balla, cioè non è che esista proprio l'anima, quando muori se ne va, ma non è una cosa fisica, è una cosa astratta. Dylan Dog vola a Gotham City per appunto, oltre che combattere con il Joker che è tornato a Gotham City e se la smettono di passare l'aspirapolvere, viene il video fatto bene. Vabbè, qua vanno a Gotham City, qua c'è Killex che se ne va dal Joker perché dice: io non, il mio luogo non è in vita, ma è nella morte adesso. Io sono morto, non puoi riportarmi in vita. Batman che combatte con il Joker, anche questo è un bellissimo disegno se non ci fosse quel balloon. E qua, vabbè, Joker che chiede a Dylan Dog di collaborare. Vabbè, abbiamo Killex, questa immagine che probabilmente in post-produzione censurerò perché sangue a YouTube non va bene. Qui appunto Batman a Dylan Dog viene in mente un'idea di mettere al posto che il pipistrello mettere Dylan Dog e a Cream Alley e lui possiede quello che cerchi. Così attirano Killex. Killex, vabbè, qua ci sono alcune scene di un albo probabilmente passato di Dylan Dog. Killex interviene, vuole uccidere Dylan Dog. Batman riesce a fermarlo. E poi cosa succede? Ritorno a Londra. Eccoci di ritorno a Londra. Vedete, qua c'è il Big Bang. Sono ritornati a Londra a casa di, oddio mamma, Madame Tchaikovsky. Tchaikovsky, o una roba del genere, cioè, ma perdonatemi, perdonatemi. Ritornano qua e la Madame, gentilissima, riporta Killex nel regno dei morti. Qual è l'unica particolarità? Che lo riporta nel regno dei morti. Ma in un luogo pieno di fiori, arcobaleni, fiocchi di neve, tutte queste cose che Killex detesta, quindi è il suo inferno e dice: però mi va bene perché io ho fatto del male alle persone e questo è il male che mi merito. E poi qua finisce l'albo, Dylan Dog e Batman si salutano e Dylan Dog finisce di scrivere qualcosa, non si sa mai cosa scriva Dylan Dog. Questi sono i tre fantastici albi, noi adesso torniamo in postazione e terminiamo questo video. Ragazzi, il video termina qua. Come vedete ho cambiato l'outfit perché ho registrato questa clip dopo, perché l'altra clip non l'aveva registrata, ma me ne sono accorto quando ho montato il video. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, lo so, è un po' lungo, me ne rendo conto. Ma io in descrizione vi lascio i capitoli.
Quindi, in caso vogliate skippare una determinata parte del video, siete liberi di farlo. In descrizione trovate il link al Sergio Bonelli Store per acquistare i seguenti fumetti e anche il link della scorsa puntata. Io vi saluto, noi ci vediamo domenica prossima con un'altra fantastica puntata di 100% recensione. Ciao!